Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Pronti per il ritorno a scuola? Oggi vedremo come personalizzare la copertina di un quaderno. Questo quaderno è veramente magico, infatti, sollevando questa finestra, come vedrete, la scritta si colora. Per personalizzare il nostro quaderno ci occorreranno un quaderno piccolo, della carta decorata, un foglio di carta bianco, un foglio di carta celeste, della pellicola trasparente, una matita, un righello, forbici, un pennarello indelebile, colla, dei colori, un nastro colorato. Per prima cosa andiamo a ritagliare la carta decorata. Nel mio caso sto utilizzando un quaderno piccolo, di dimensione 15x21, voi potete utilizzare anche un quaderno più grande. Quindi andrò a ritagliare la carta decorata delle dimensioni 14x20 in modo da lasciare un bordo che fa da cornice. A questo punto possiamo incollare la carta sul quaderno. Prendiamo il foglio di carta celeste e ritagliamo un rettangolo di dimensioni 16 cm x 13. Pieghiamo il rettangolo a metà. Facciamo delle piegoline sui bordi del rettangolo. Queste piegoline devono avere le dimensioni più o meno di mezzo centimetro. Su una facciata andiamo a disegnare un altro rettangolo ponendoci a una distanza di 1,5 cm dal bordo, su tutti i lati. Ritagliamo il rettangolo disegnato. Prendiamo il foglio di carta bianco e ritagliamo un rettangolo di dimensioni 12 x 8 cm. Possiamo incollare il rettangolo bianco all'interno del nostro foglio celeste, quindi andremo a mettere la colla soltanto sui bordini che sono stati piegati. Riprendiamo il foglio di carta bianco e ritagliamo un rettangolo di 12 x 9 cm.
Sovrapponiamo a questo rettangolo il nostro lucido di carta e ritagliamo un rettangolo sempre delle stesse dimensioni. Riprendiamo il nostro foglio di carta celeste e ritagliamo un rettangolo di 1 cm x 12. Quindi pieghiamo questo rettangolino ottenuto, mettiamo della colla sul rettangolino ed incolliamo il foglio bianco, il foglio trasparente. A questo punto possiamo già provare ad inserire i nostri fogli all'interno del foglio celeste. Se inseriamo soltanto il foglio bianco, possiamo prendere le misure e segnare con la matita i limiti entro i quali andremo poi a fare il nostro disegno. Quindi non ci resta che disegnare ciò che più ci piace, quindi possiamo scrivere il nome della materia del quaderno oppure fare altri tipi di disegni. Una volta realizzato il nostro disegno, possiamo andare a colorarlo. Andiamo anche a fare il contorno col nostro pennarello. A questo punto abbassiamo il foglio lucido e andiamo a ricalcare il nostro disegno con il pennarello indelebile. Inseriamo il foglio con il disegno e il lucido all'interno del foglio celeste. Mi raccomando, fate scorrere il foglio con il disegno sotto al foglio bianco che sta al centro, mentre il lucido sopra al foglio bianco, ma sempre all'interno del foglio celeste. Quindi incolliamo il tutto sul quaderno. E possiamo infine decorare la cornice con un nastro di carta colorato. Ed ecco che il nostro Magic Notebook è stato realizzato. Infatti, se voi alzate la finestra, avrete appunto l'effetto che la scritta si colora. Bene ragazzi, anche questo video è terminato. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere e lasciate un like se vi va. Ciao e al prossimo video!